Allora, siamo alla fine di questo primo test, c'era molta curiosità per vedere questa squadra all'opera. Mister, so che parlare di risultato in queste partite è assolutamente inutile. Che cosa abbiamo visto di buono? Abbiamo visto la grandissima volontà, la grandissima umiltà che questo gruppo tiene. Lavoriamo su questo e cerchiamo di migliorarci. Sappiamo che siamo all'inizio. Non nascondiamo le nostre difficoltà, però oggi ho visto veramente un grande gruppo che sta lavorando bene. Lavorare bene è la frase un po' che dicono tutti, però lavorare bene è cercare di far assimilare il prima possibile quello che è il lavoro, quello che sono le idee e quello che sono i concetti di questo periodo. Per quello che si è visto nel primo tempo possiamo dire che il portiere ce l'avete ed è anche una sicurezza. No, abbiamo il portiere, abbiamo... No, io parlo intanto come certezza, partendo dal portiere. Ma se l'allenatore ha deciso di prendere Daniele Pandolfo, ha deciso di prendere uno tra i migliori portieri della categoria, quindi non per questo è qui. Daniele è una grandissima persona, un grande professionista e sono sicuro che ci darà una grande mano, soprattutto per questo gruppo giovane. Mister, è inutile dirlo, c'è tanto da lavorare, non c'è nulla da inventarsi nel calcio. Ma guarda, siamo partiti da zero, siamo partiti da lontano. Io non ho trovato niente, non ho trovato un giocatore tesserato, non ho trovato nessuno. Quindi questa è una squadra tutta nuova, una squadra che abbiamo costruito con tantissimi sacrifici e tantissima umiltà. Io insieme al mio gruppo di staff, quindi i miei direttori, Bufalino, Gagliano ed altri. Quindi piano piano si devono trovare i giusti equilibri. Vi siete scartati, mister, scusi, vi siete scelti una bella squadra come partner, ultimamente cercate di mister Bianco, è una bella squadra. Ma questa è una squadra che già l'anno scorso ha fatto benissimo nel proprio girone. Quest'anno sicuramente sarà protagonista, non per questo le amichevole si scelgono con squadre abbastanza toste per vedere determinate situazioni come la mia squadra reagisce. Per questo sono felice, sono contento e spero di creare un gruppo per quello che è il nostro obiettivo, quindi andiamo avanti con tantissimo lavoro, tantissima unità e devo dire grazie a tutti per quello che sia oggi siamo qui e siamo riusciti a tirare su una squadra dignitosa.